in questo numero, da bei 250 milioni al progetto Enea DTT sulla fusione nucleare. Appello al governo, serve piano per lo sviluppo digitale. Terza edizione del Global Community Days. Incertezza sui mercati, boom di investimenti nell'oro. A seguire 120 secondi di notizie. E per concludere la rubrica dell'economia verde, Prometeo. Anche la Banca Europea degli Investimenti ha garantito il suo sostegno al maxi progetto DTT, annunciando un investimento di 250 milioni di euro. Il DTT, Divertor Tokamak Test, come l'hanno battezzato gli scienziati, è il nuovo centro di ricerca internazionale sulla fusione nucleare, che, ideato dall'Enea con enti e istituzioni scientifiche italiane, sorgerà in Italia a Frascati e sarà una grande infrastruttura per il paese, come una nuova autostrada. Un progetto importante che ci deve rendere orgogliosi, peraltro il singolo progetto di ricerca più grande mai finanziato dalla BEI, appunto avviene con Enea, e anche il primo progetto che vede insieme lavorare la Banca Europea per gli Investimenti è l'Enea. Ed è un investimento, un progetto che ha due componenti essenziali per l'Unione Europea: una componente di ricerca e innovazione che creerà degli effetti indotti molto importanti e positivi, ed un effetto a lungo termine di lotta al cambiamento climatico, promuovendo lo sviluppo di nuove fonti inesauribili di energia. Questo progetto nasce dall'Enea ed è il progetto che punta a portare in Italia, a Frascati per la precisione, l'impianto più avanzato in questo momento sul studio della fusione nucleare. È quella fusione che non produce scorie, che utilizza materie prime infinite e che punta a riprodurre in laboratorio il meccanismo di funzionamento del Sole e quindi consentire all'umanità di avere energia infinita a basso costo. Importanti le ricadute del DTT per lo sviluppo del territorio locale. Il progetto del DTT avrà ricadute importantissime sul territorio della nostra regione, sia in termini occupazionali, perché sono previsti 1.500-1.600 nuovi posti di lavoro, soprattutto di un lavoro qualificato con ricercatori e professori che dedicheranno i loro sforzi a questa importante ricerca sulla fusione, e poi una ricaduta in termini economici per le aziende del nostro territorio e della nostra regione, che potranno usufruire dei risultati di questa importantissima ricerca, che ha visto anche la Regione Lazio impegnarsi attivamente con un contributo economico di 25 milioni di euro diretto sulla ricerca, oltre altri 40 milioni di euro, circa 41 milioni di euro in termini di infrastrutture necessarie a far partire il DTT. A salutare con favore l'investimento della BEI è stato anche il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, sottolineando che la ricerca sulla fusione nucleare è una sfida nella direzione della sostenibilità e dell'innovazione, che vede l'Italia in prima linea all'interno di importanti programmi internazionali, ha detto il ministro. Con il progetto DTT, la scienza garantisce ricadute strategiche anche per le industrie italiane ed europee. La fusione è un campo un po' particolare nel quale abbiamo bisogno di componenti di grandissima performance, all'avanguardia in ogni campo, e di grande taglia che le industrie devono fornire. Le industrie però non hanno un bacino di utenti e una continuità di commesse sufficienti per poter fornire su domanda questi componenti. Avere un progetto come quello del DTT permette di colmare un gap in questo senso fra il progetto mondiale ITER e il progetto futuro DEMO su decine di anni, che permetterà appunto alle industrie di rimanere competitive e di poter fornire i componenti all'avanguardia necessari per la costruzione del vero reattore.
una cabina di regia per sostenere lo sviluppo del digitale in Italia e la richiesta al Ministro dell'Innovazione che arriva dalla quarta edizione di Digiton, la maratona delle idee digitali tenutasi a Bisceglie in Puglia. Un appello è sediamoci, tutte le parti coinvolte, tutti quelli che hanno da dire qualcosa e costruiamo insieme una strategia digitale per il sistema paese che diventi il made in Italy del software, che diventi un'altra area di eccellenza per il paese. È fondamentale farlo insieme perché, di nuovo, la velocità e la quantità di cambiamenti è tale che nessuno da solo può avere in mente cosa si può fare e come farlo. Ci vogliono l'istituzione, ci vuole il legislatore, ci vogliono gli imprenditori, ci vogliono i produttori come noi, ci vogliono probabilmente le parti sociali perché il digitale trasforma anche molto il mondo del lavoro, quindi c'è bisogno assolutamente di una cabina di regia che unisca tutte le competenze e tutte le istanze per, mi piace raccontare, mi piace dire, per costruire la strategia digitale per creare una nuova eccellenza che è il made in Italy del digitale. Una svolta digitale per il paese può rappresentare una leva fondamentale per la crescita economica. E così, anche perché è centrale nelle politiche di innovazione e in questo momento potenzialmente si potrebbe creare un piano industriale per il digitale ascoltando il mercato, ascoltando le imprese e facendo sì che chi governa possa fare quello per cui è lì, favorire lo sviluppo e la crescita per creare benessere e ricchezza partendo dai territori e partendo dai talenti e utilizzando il digitale per cui siamo riconosciuti e riconoscibili in tutto il mondo. È giunto alla sua terza edizione il Global Community Day di Whirlpool, grazie al quale le persone dell'azienda possono dedicare una giornata lavorativa ad attività di volontariato, supportando organizzazioni no profit nella comunità in cui l'azienda opera. Un'iniziativa a cui Whirlpool crede fortemente e che ha visto la partecipazione di oltre 350 dipendenti, compreso Gilles Morel, presidente di Whirlpool EMEA. Sono molto eccitato e contento di essere alla strada. È un giorno speciale perché alla Whirlpool il nostro obiettivo è migliorare la vita domestica e qui lo stiamo facendo per le comunità vicine ai nostri uffici, per gli alloggi, perché vogliamo essere buoni cittadini di Milano. Siamo molto fortunati che la strada ci ospiti. Stiamo pitturando, facendo giardinaggio perché quello che fanno importa molto. Loro si prendono cura di coloro che non possono permettersi le cose che tutti noi ci possiamo permettere ogni giorno senza neanche rendercene conto. Quindi un giorno conta moltissimo per noi alla Whirlpool. 13 le realtà no profit coinvolte nei territori, Varese, Milano in Lombardia e Fabriano e Comunanza nelle Marche. Tra esse l'associazione CAF Onlus, che offre servizi di accoglienza e cura in maniera specifica e professionale indirizzati a bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare, e l'associazione La Strada, che accoglie ogni anno oltre 2.000 persone, offrendo una casa, cure mediche, sostegno psicologico, formazione e orientamento al lavoro. È un bel modo, secondo noi, per mettere il profit e il non profit un po' sullo stesso piano, perché le sinergie e poi le collaborazioni che si creano sono veramente forti. Devo dire che il fatto che poi Whirlpool abbia scelto per il secondo anno di lavorare a fianco della strada per noi è proprio bello, cioè vediamo che vuol dire che è un lavoro che viene riconosciuto, quello che facciamo, vuol dire che è una collaborazione importante, intensa, che va avanti. Una giornata importante anche per gli ospiti di Dianova, che si occupa del problema della dipendenza da sostanze come droga e alcol. Siamo felici di accogliere qui dei volontari della Whirlpool per una giornata diversa dal solito e per far vedere che non c'è solo la tossicodipendenza, ma c'è anche persone che ci possono aiutare per uscire da questo mondo. È una giornata piacevole, è diversa, un po' più leggera come giornata, meno pensare più a tutti che a solo noi stessi. Non manca infine il supporto del Comune di Milano, sempre favorevole, a iniziative di questo genere, come spiega il consigliere comunale Elena Buscemi. Questi tipi di iniziative sono molto importanti perché permettono di creare un legame molto forte fra le aziende e la realtà territoriali. I Community Day di Whirlpool, che opera anche in collaborazione con l'associazione CAF Onlus, permette proprio alle aziende di poter dare una mano e comunque essere molto presenti
presenti all'interno di realtà territoriali così legate ai quartieri, proprio come questa che vediamo. Quindi io credo che tenere insieme i due pezzi, da una parte lavoro e dall'altra inclusione e politiche sociali, sia veramente una chiave di volta per poter costruire dei maggiori legami e una coesione territoriale sempre maggiore. L'oro si conferma un bene rifugio nei periodi di incertezza sui mercati finanziari. Il deterioramento delle condizioni e delle prospettive economiche a livello globale ha spinto gli investitori a rifugiarsi nei bond ad alto merito creditizio e nei metalli preziosi. L'oro in particolare sta vivendo una fase di rally e la sua quotazione è a livelli record dal 2013, considerando che il suo valore si aggira intorno ai $1,500 per oncia. L'oro registra tipicamente delle performance positive durante i forti ribassi di mercato e rappresenta una buona opportunità di investimento in contesti di alta inflazione o deflazione, grazie alla stabilità del suo valore. Nell'ultimo periodo, l'andamento dell'oro è in correlazione con il rendimento del Treasury americano a 10 anni, ovvero quando i tassi scendono, l'oro sale e viceversa. Ciò accade, spiega Notz Zucchi, società di asset management ginevrina, proprio perché come conseguenza degli stimoli monetari i tassi di interesse sul comparto obbligazionario sono ai minimi e la quantità di bond a rendimenti negativi è incrementata. Se l'oro è considerato da molti una scelta di investimento più profittevole, secondo la società di asset management il rischio è che sia poco efficiente perché è molto onerosa in termini di costi per le commissioni, senza contare che il suo andamento è piuttosto volatile. Mai così tanto parmigiano reggiano e grana padano sono stati comprati e consumati all'estero. L'Italia festeggia il record storico nelle esportazioni, in crescita del 16% nel primo semestre del 2019, secondo un'analisi della Coldiretti. Non si arresta il rallentamento della Germania. Secondo i dati di Markit, a settembre l'indice PMI che monitora l'andamento della produzione industriale è sceso a 41,7 punti, la lettura peggiore dal giugno 2009. La produzione manifatturiera tedesca a settembre ha registrato l'ottava flessione mensile consecutiva. I pagamenti elettronici ancora non convincono gli italiani. Le transazioni con le carte sono al di sotto della media dell'Unione Europea e l'Italia si posiziona al 24esimo posto tra i 28 paesi europei, secondo l'osservatorio di Assofin, che sottolinea come nel paese il contante in circolazione rappresenti circa l'11,6% del PIL. Il climate change comincia a farsi sentire anche in Italia. Dal 2010 a oggi sono stati 545 i fenomeni meteo estremi, tra frane, esondazioni e blackout, con 203 vittime accertate. Legambiente in un report conta 14 casi di danni al nostro patrimonio storico. La locomotiva statunitense cresce, ma un po' meno delle attese. Il PIL del secondo trimestre, secondo la stima del Dipartimento del Commercio, cresce del 2%, con una decelerazione rispetto al 3,1% del primo trimestre. Il futuro i bambini lo vogliono così. Equilibri dal 1990, la voce dell'economia circolare. I protagonisti sono loro che immaginano come sarà il futuro e a dirci come lo vogliono, più sostenibile, solidale e verde. Sono i bambini delle scuole elementari di tutta Italia che hanno portato la propria idea di futuro in Senato grazie al progetto Ora di Futuro, che ha coinvolto già nel primo anno 30.000 giovanissimi. Un progetto di educazione ma anche un osservatorio sui loro desideri e le loro aspettative. Ed ecco cosa è emerso. I ragazzi chiedono fondamentalmente innanzitutto di essere ascoltati, questa è la prima grande richiesta che hanno. E dopodiché chiedono una maggiore attenzione all'ambiente e quindi chiedono degli spazi per loro, degli spazi per giocare all'aria aperta. E chiedono che ci siano regole forti, marche di difesa a supporto dell'ambiente in generale. E inoltre amano la tecnologia e sono convinti
convinti che grazie alla tecnologia sarà possibile migliorare il futuro. Idee di un futuro che hanno dato vita anche a 9 mozioni che i bambini hanno presentato alla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Un'occasione per mettersi alla prova come cittadini e incontrare le istituzioni. Il progetto, che ha coinvolto insegnanti, famiglie, scuole primarie e rete no profit, è promosso da Generali Italia e Human Safety Net. Questa è un'iniziativa fatta per i ragazzi, per i bambini, terza, quarta elementare, e l'abbiamo chiamata Ora di Futuro perché vogliamo così che i ragazzi riflettano sul proprio futuro. Oltre a questo diamo una mano ai bambini diciamo in difficoltà tra 0 e 6 anni, abbiamo aperto 11 centri in tutta Italia e dal panorama che abbiamo visto nasce una grandissima positività di questi bambini che vedono il futuro come un momento importante per il loro impegno e nasce una grande partecipazione, quindi bambini che vogliono partecipare alla costruzione del futuro, quindi direi un bellissimo messaggio anche per noi. Dal 1990 racconta ai lettori l'economia circolare in Italia, proponendo uno spazio di dibattito e confronto con pareri e punti di vista diversi per tracciare un quadro il più ampio possibile dell'universo della sostenibilità e delle buone pratiche ambientali. È la rivista Equilibri del CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, che taglia il traguardo del numero 100. Tutto questo è stato segnalato da questo nostro trimestrale Equilibri, che è cominciato dal 1990, quando il consorzio raccoglieva soltanto il 70% delle quantità. Adesso siamo arrivati al 99%, un bel traguardo, ma non è soltanto questo quello che si legge attraverso i numeri di Equilibri. Ci sono tante altre cose, perché abbiamo voluto dare al lettore la possibilità di traguardare, al di là di quello che noi dicevamo, che cosa dicevano gli altri, farsi un'idea specifica. Insomma, Equilibri è stato uno strumento attraverso il quale si è aperto un dibattito ambientale molto molto allargato. Un settore, quello del recupero e riciclo degli oli usati, in cui l'Italia è leader. Parliamo di un mondo degli operatori, delle imprese ed il consorzio per la gestione e il trattamento degli oli usati, che è stato un po' l'avanguardia in questo campo. Questo settore, questo mondo, questa realtà è un settore leader dell'Italia nel mondo e nel settore del riciclaggio dei rifiuti speciali. Quindi è un'esperienza importante per andare avanti, per spingere il ciclo dell'economia circolare, per superare i paradigmi di un'economia lineare e fare in modo che sempre una maggiore tipologia di materie prime e secondi possano essere prodotte e rigenerate dal ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti.